Non cerco inquadratura migliore, non cerco luce migliore, non cerco il suono migliore. Oggi sono nei pressi di Vicenza, domani sarò a Ferrara. E dopodomani ovunque voi mi vogliate invitare. Non è il video che deve suscitare l'interesse, ma è il messaggio. Il messaggio che sto trasmettendo ormai da più di 10 anni è quello di unirci come popolo. Oggi l'agricoltura, la pesca, tutti i lavori sono in grande pericolo. La società che noi conosciamo sta piano piano cambiando. Anzi, togliamo la parola piano, velocemente cambiando. Hanno attaccato la pesca, hanno attaccato l'agricoltura, hanno attaccato l'allevamento. Tutto il comparto che serve all'essere umano per nutrirsi e per stare in salute, senza spiegare loro cos'è che realmente fa male all'essere umano e ciò che fa male realmente all'ambiente. Hanno demonizzato la CO2 come problema del cambiamento climatico, ma noi sappiamo benissimo che la CO2 aiuta a ricostruire le foreste. Il legno di cui è composto l'albero ha bisogno di CO2 per crescere e le piante trasformano quella CO2 in ossigeno e il ciclo della vita si rinnova. Il problema principale del surriscaldamento non è la quantità di CO2, ma è bensì quelle modifiche che l'uomo fa sul territorio. Se voi pensiate che eliminare un motore endotermico migliora la qualità della vita riducendo la CO2, vi state sbagliando di grosso. Il surriscaldamento è anche causato dal sovrannumero dei pannelli fotovoltaici che vengono montati sul suolo, perché i pannelli fotovoltaici aumentano la temperatura del suolo, come lo fanno le pale eoliche, perché nella loro struttura ci sono le fondamenta molto importanti che mangiano tanta superficie agricola, rendendo il suolo nei dintorni sterile. E alla luce di tutto questo, io dico bene alle proteste, ma le proteste sono figlie a se stesse, non possono suscitare il vero cambiamento. Il vero cambiamento è giocare la partita, purtroppo, sul terreno che è congeniale oggi alla politica delle multinazionali, cioè quella politica corrotta che è a Bruxelles, che si annida nei governi nazionali dei vari paesi del mondo e che è ramificata nelle regioni e nei paesi delle città che compongono la nazione. Presto, prima o poi, tutti i paesi della nostra penisola andranno ad elezioni. E voi commetterete come elettori il solito errore, quello di votare al figlio, quello di votare all'amico, quello di votare al parente, quello di votare alla persona che vi darà dei soldi o che vi offrirà delle cene, senza pensare che voi state vendendo e sacrificando il destino di tutta l'umanità. Perché per disputare quella partita importante del popolo contro le multinazionali è importante inserire nelle istituzioni uomini del popolo che hanno il solo scopo di comprimere e limitare la politica degenerata delle multinazionali. In che modo? Votando i figli del popolo, votando quelle liste che dissentono dai neoliberisti che ci vogliono governare, ma che portano avanti le istanze di un popolo. Quindi non vi vendete e quando arriverà il momento delle elezioni, dove trovate le liste che appartengono al popolo, le liste che appartengono a noi, che sono Insieme Siamo Origine, votateli in massa, perché sono gli unici che possono mettere consiglieri che domani autenticheranno le firme per presentare le liste alle regioni, che domani autenticheranno le firme per autenticare le liste alla nazione, che un domani autenticheranno le liste che saranno destinate all'Europa. Noi dobbiamo costruire un'Europa dei popoli, non una Europa delle multinazionali, delle corporation. E ora vi spiego quanto sta accadendo per chi non l'ha ancora compreso nel comparto agricolo,
nel comparto della pesca, nel comparto dell'allevamento. Iniziamo dal comparto dell'allevamento. Sapete perché vengono proibite gli allevamenti e ridotte sempre di più il numero dei capi di bestiame da allevare? Ma semplicemente per favorire le multinazionali che oggi detengono quei brevetti per produrre carne sintetica, hanno chiesto questo alla nostra Europa. La nostra Europa l'ha imposta ai governi, imposta. Hanno contrattato, barattato questo pensiero ai governi, in modo tale da diminuire le quote di carne naturale e aumentare le quote di carne sintetica. Carne sintetica che è controllata dalle corporation e dalle multinazionali. E quindi stanno trasferendo il lavoro della gente, il lavoro che possono farlo tutti, come me, come voi che mi state ascoltando, allevando bestiame, sia a livello industriale sia a livello anche personale, perché vogliono anche limitare l'utilizzo dell'allevamento a fine personale, come allevare un maiale, una mucca o delle galline per il fabbisogno personale della propria famiglia. Lo vogliono proibire e lo stanno proibendo, perché ci sono già delle norme che sono state scritte, perché stanno spingendo l'utilizzo della carne sintetica, questa carne sintetica che è brevettata. Questi brevetti fanno capo a 1, 2, 3, 4 gruppi di persone, quindi si è creato un oligopolio. Stanno trasferendo la possibilità di crescere, allevare e costruire ricchezza dalle mani di tutti alle mani di pochi. E domani, quando il numero di bestiame sarà esiguo e il prezzo della carne naturale sarà alle stelle, la maggior parte di noi sarà costretta, non avrà scelta, di comprare solo che carne sintetica, che costerà meno, favorendo le multinazionali. Questo è accaduto nel comparto dell'allevamento. La stessa cosa sta accadendo anche nel comparto dell'agricoltura, facendo di evitare a questo punto, essendo che la quantità di ortaggi, di frutta, di grano sarà sempre più limitata, saranno favorite quelle multinazionali che oggi hanno acquistato migliaia e migliaia di ettari in Africa, in America, come Bill Gates, che è diventato il più grande possedente terriero degli Stati Uniti d'America. E lì le politiche legate al rispetto dell'ambiente che abbiamo noi in Italia, oppure a una limitazione dei pesticidi e dei concimi, non hanno gli stessi limiti che abbiamo noi in Europa. Quindi una qualità più scadente, una qualità sicuramente meno sana e genuina, una qualità che creerà problemi alla salute dell'uomo. Quelle stesse persone, come detengono in America suoli e inizieranno le produzioni, anzi hanno iniziato le produzioni di questi ortaggi, detengono anche le industrie farmaceutiche. Qui quindi significa che le percentuali di persone che si ammaleranno di tumori, di leucemie, di tutte quelle malattie che portano poi alla morte, sono gli stessi uomini che detengono anche le case farmaceutiche, che vi venderanno il farmaco. Allora vi venderanno prima il prodotto che vi farà ammalare e poi vi venderà il farmaco che teoricamente vi dovrà migliorare la malattia nello stato di cura. Allora è questo quello che volete, è questo quello che cercate. E la stessa cosa sta accadendo anche nel comparto della pesca, come la carne sintetica agli allevamenti intensivi di pesce. Non ci sarà più quel pesce azzurro che fa bene alla salute di noi tutti, ma ci sarà quel pesce allevato in gabbie con cibi sintetici e che condizioni che creano quella carne non salubre e quindi non salutare come la carne del pesce pescato. E allora ribadisco ancora una volta che è importante che voi fate il vostro dovere da esseri umani e non da schiavi delle multinazionali, dalle corporation, dei governi e dalla politica. Liberatevi da ogni preconcetto e sostenete il movimento Insieme Siamo Origine. In che modo lo potete sostenere? Innanzitutto entrando a farne parte, due, condividendo i valori e anche questo video che ho appena fatto, tre, dando il vostro consenso. Solo il popolo può salvarsi.